Allora, innanzitutto vi voglio presentare le persone che ci sono qua e che poi parleranno. C'è chiaramente Giovanni Pizzolante, Foodexp, che è uno dei più importanti food manager, manager dell'hotellerie sia nella Puglia e sia in tutta Italia, appunto, che ha avuto questa straordinaria idea di questo momento, di questa sintesi che si terrà questi due giorni a Lecce. Poi abbiamo Luigi Cremona, che ovviamente chi è del settore non ha bisogno di nessuna presentazione, uno dei più sopraffini palati d'Europa è stato definito, comunque un grande esperto di ristorazione, un grande esperto di tutto il mondo che ruota attorno sia alla ristorazione, sia al turismo e sia all'accoglienza, quindi diciamo un settore che, come troppo spesso invano ripetiamo, è strategico per il nostro paese. Poi abbiamo il rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice. Io vorrei un applauso al rettore, perché ovviamente non perché vale più degli altri, però è una persona che ha un incarico molto serio, molto importante, non che il nostro non sia serio, ma insomma il rettore di una grande università il lunedì mattina con tutte le questioni Covid aperte ha il suo bel da fare in questi giorni, quindi è ancora più importante che abbia trovato quest'oretta di tempo da dedicarci. Poi abbiamo Paolo Marchi, l'ideatore del primo congresso di cucine italiana, Identità Golose, una straordinaria intuizione più di 10 anni fa, vero? 16 anni fa, un'idea eccezionale che ha avuto una grande ripercussione su tutto il mondo della ristorazione, il mondo dell'accoglienza in Italia, ed è un punto d'incontro ineludibile per tutti quelli che lavorano in questo settore. Si terrà a Milano quando quest'anno? 24-28 ottobre. Ottobre, quindi siamo in vigilia e in presenza, quindi diciamo sì, con tutte le regole della sicurezza. E poi abbiamo un altro importante protagonista del mondo della formazione, del mondo dell'istruzione, che si accoppia bene al rettore, che è Sebastiano Leo, l'assessore all'istruzione della Regione Puglia. Quindi diciamo, peraltro si è votato da poco qui, quindi si sta aprendo un nuovo ciclo, quindi immagino che tra il rettore, l'assessore, questi importanti consulenti, avremo tante cose da dire. Allora vi rubo solo pochi minuti, pochissimi minuti, poi lascerò la parola ai nostri ospiti, perché oggi è particolarmente importante, perché vedo che ci sono innanzitutto sulle prime file dei ragazzi, dei giovani. Allora li invito ad ascoltare con attenzione, perché credo che si stia aprendo un mondo, sembra un paradosso in questo momento, per questi ragazzi, di opportunità. Io penso che si aprirà veramente una fase nuova. Sappiamo tutti che il Recovery Fund arriveranno molti soldi in Italia. Sì, un po' come Godot, che prima o poi arriveranno, questa volta siamo fiduciosi che arriveranno, e certamente questo denaro, una buona parte di questo denaro verrà, io credo, investito nella formazione e investito nei giovani, perché il tema dei giovani e del lavoro giovanile in questo paese è diventato ineludibile. Sappiamo tutti, e tutti hanno dei figli e abbiamo qua gli stessi ragazzi, quanto le cose, ecco, vedo che sta arrivando Alessandro Piporo, che spesso si occupa anche lui, un grande ristoratore romano che si occupa di formazione per quanto riguarda i giovani e batte sempre il chiodo sul tema della formazione, delle scuole, della formazione, quindi parleremo di questo, perché ci sono tantissimi settori in Italia, ma certamente il mondo della ristorazione, dell'hotellerie, del turismo, dell'accoglienza può essere uno straordinario serbatoio di lavoro. E qui al sud, qui in una delle grandi capitali del sud, che è Lecce, ancora di più. Le potenzialità, io leggo spesso le cose che scrive Paolo Marchi, ma anche Luigi Cremona, e lo ribadiscono anche loro sempre, le potenzialità che può esprimere dal punto di vista occupazionale questo mondo sono enormi, in tanti settori, non solo per fare il cuoco e il cameriere, ma ci sono centinaia e centinaia di declinazioni nel modo in cui ci si può rapportare appunto con questo settore, e quindi credo che fare il punto su questo questa mattina sarà importante. Allora, io vorrei subito iniziare, e chiaramente la prima cosa che voglio chiedere, abbiamo qua il rettore dell'Università del Salento, no? Ho spesso discussioni appunto con colleghi, anche
che si occupano di queste cose. Recentemente, proprio ieri, mi trovavo in Sicilia e parlavo con un giovane cuoco di un ristorante che Paolo e Luigi conoscono, si chiama Coria. Si parlava della formazione, adesso questi ristoranti sono un po' in difficoltà perché chiaramente c'è il Covid, aprono, non aprono, così, un ristorante peraltro stellato. E questo ragazzo mi diceva, dice, non troviamo persone preparate, non troviamo, e si parlava del tema della formazione. E a un certo punto, chiacchierando, lui ha espresso, come dire, un sogno. Sarebbe bello un'università, un corso universitario che possa seguire alla scuola alberghiera. C'è una scuola alberghiera molto forte, molto tecnica, e successivamente una vera e propria laurea, diciamo così, in uno dei tanti settori che compongono questo mondo così variegato. Le sembra un'idea così peregrina? Niente, niente affatto, anzi, in realtà percorsi formativi di questo tipo già esistono in Italia e all'estero. È particolare il fatto che esistano anche in contesti culturali laddove, diciamo, proprio l'arte dell'ospitalità non è esattamente al centro della identità di quel popolo. Penso alla Svizzera, che ospita scuole di eccellenza in tal senso. Io credo, come lei ha detto prima, che sicuramente possiamo creare in questo territorio un progetto di eccellenza nell'ambito della formazione nel settore enogastronomico. Stiamo già lavorando in quella direzione. Il problema centrale è che dobbiamo anche acquisire, ed ecco perché io volevo essere qui questa mattina, vi ringrazio dell'invito, ma io sarei venuto comunque, nel senso che io credo che sia molto importante ricostruire questo rapporto con le imprese del territorio e con le imprese a livello nazionale, perché la nostra università di livello nazionale, per cui io guardo molto alla formazione di giovani che guardino al mercato globale, non soltanto al mercato locale. Il problema è, non dobbiamo nasconderlo, non è soltanto quella di formazione, dare valore alle professioni che formiamo, cioè il mercato occupazionale si crea lavorando su entrambi i percorsi. Io posso lavorare dal punto di vista di creare le figure professionali che possono rendere le imprese più competitive, ma queste imprese in questo territorio come l'Italia devono capire che devono attingere a questo serbatoio, perché altrimenti, se noi non creiamo una domanda occupazionale adeguata da parte delle imprese, per quanto possiamo sforzarci di creare un'offerta adeguata, non ci sarà mai il matching, l'incontro fra le due. Per cui gli operatori del settore devono capire che oggi è venuto il momento per investire in qualità, vuol dire assumere persone che abbiano un profilo professionale elevato. Se c'è questo impegno da parte delle imprese, io sono pronto domani a creare un percorso formativo in collaborazione con loro che punti all'eccellenza, ma devo avere il supporto delle imprese. Ecco perché io sto costruendo un rapporto diverso con gli imprenditori. Per me, noi spesso parliamo di sviluppo del territorio, per promuovere lo sviluppo nel Salento, nel Mezzogiorno in Italia, dobbiamo creare un'alleanza strategica tra imprese e università, che basata sulla realtà reciproca. Noi lavoriamo per renderle più competitive, ma loro devono essere sensibili a quello che lo sforzo dell'università compie giornalmente in questo percorso di adattamento dell'offerta alla domanda. Paolo Marchi, allora, voglio chiederti una cosa. Abbiamo sentito le parole del Rettore, secondo me molto giuste, no? Perché chiaramente un grande intervento, penso alle grandi catene alberghiere, sull'università italiana, per formare. Io conosco diversi giovani, ahimè tutti di ottima famiglia, quindi con le possibilità. Tu hai delle frequentazioni. Che sono, certamente sì, anche io nasco bene. E quindi certamente questi giovani che io conosco sono andati a studiare in Svizzera per lavorare, per esempio, nelle grandi catene alberghiere, perché so che in Svizzera ci sono queste scuole d'eccellenza che però sono private e sono molto care, quindi non tutti i giovani hanno accesso a questo tipo di formazione. Allora Paolo Marchi, mi chiedo, in Italia ci sono anche molte scuole private sia per fare la cucina e sia per fare altro, ma a tuo parere non sarebbe arrivato il momento, forse anche in questo momento di Covid e con la possibilità del Recovery Fund, di un grande intervento pubblico nella formazione? Da una parte sì, il problema è che il Covid ha scombussolato tutto e poi comunque la gente va pagata. Cioè adesso c'è un corso, domani, non mi ricordo se oggi o domani viene Marta Cottarella, che vuol dire intrecci alta formazione di Sala Orvieto, l'ha fatta anche mio figlio, è andato 3 mesi anche da Pipero, che vedo là in fondo, e così via.
Allora adesso mio figlio, dopo un anno e mezzo lì, mi ha detto: ma io non voglio fare il cameriere. Allora io ho un figlio un po' problematico. Ho detto: scusa, stai per compiere 22 anni, ma perché non vuoi farlo? Perché guadagna poco. Allora io mi metto a fare il commerciale, divento ricco e apro un ristorante. Poi dopo il fatto che diventi ricco, forse non ha capito in che Italia viviamo. Però il problema è ancora adesso, che il cameriere non è un lavoro appetibile. Chi però non sarebbe d'accordo, perché so che ragiona. No, io ci credo da pazzi, perché ho aperto Identità Golose alla Sala da anni, no? Però poi vai sempre a scontrarti col fatto che tu fai le trasmissioni, adesso inizia Pippo, ce ne sarà una, riaccendiamo i fuochi fra poco sulla sala, però sono tutti, guardano tutti i cuochi, per qualche così. Moltissimi di quelli che fanno, ti faccio un esempio, due mie amiche, cioè un amico e un'amica, insomma così, hanno trovato teoricamente posto in due ristoranti di Milano che hanno la stessa proprietà. Quella che arriva dalla zona più ricca e dovrebbe mantenersi a Milano, 1200 euro non ci sta, perché a Milano con 1200 euro non vivi da solo. L'altra persona che arriva dal centro-sud Italia, dalla zona di Latina, gli sta bene perché ha una zia a Milano. E allora è chiaro che se tu l'economia la fai con i 600 euro di reddito di cittadinanza, con qualche sussidio che diamo, con 1200 euro che magari nel sud van bene, ma comincia a salire da Firenze al nord, diventano sempre meno, è chiaro che poi alla fine tu puoi avere bellissime parole su questo, però non produci economia. In più col Covid, quanti ristoranti, quanti alberghi, cioè un momento di transizione. Il lato buono è che in tutte queste situazioni escono poi dai problemi anche delle soluzioni in qualche modo. Anche delle opportunità, delle noi opportunità. Siamo qua per raccontare soprattutto le opportunità, direi, no? Sì, però anche, sai, il ministro Bellanova che ha fatto tantissimo e poi anche qua vicino, quando ha stanziato i 600 milioni per la ristorazione sono 5.000 euro per ristorante. 5.000 euro... parte lordo e lo stipendio dello chef e poi finisce lì l'aiuto, cioè ho la paura che tutte queste cose siano delle bellissime parole, dei progetti incredibili, poi quando vai a metterli giù sul così in un ristorante l'ultima come si dice, oh madonna, quando sei disoccupato che ti danno il sussidio, la cassa integrazione, 5 euro sono arrivate. Erano giusti, hanno fatto dei calcoli per cui ogni cameriere e cuoco di questo ristorante stellato di Milano ha ricevuto 5 euro. Allora dopo possiamo fare tutte le riunioni, ma anch'io ne farò due a Identità fra 20 giorni, così. E poi dopo ti trovi su queste situazioni qua, capisci? E questo è il grosso, che non è solo questo, è tutta l'Italia che va reimpostata ripartendo da zero. Giovanni Pizzolante, ti chiamo ai tuoi doveri di convegnista. Allora, mi è sembrato che Paolo Marchi facesse un discorso non perfettamente, diciamo, ottimista, no? Perché chiaramente ha voluto mettere in risalto... No, realista, diciamo così, ma spesso il realismo non coincide con l'ottimismo, no? Coincide col pessimismo, ma, e questa non è detto che sia, può essere anche una dote, però Giovanni tu lavori sul campo, no? Allora sei un operatore che tutti i giorni lavora sul campo. Ti voglio fare innanzitutto una domanda precisa: ma è veramente un lavoro così povero? È un lavoro povero o ci sono delle prospettive per farlo diventare un lavoro più importante e più ambito? Rispondo subito, ma volevo un attimo rispondere anche al discorso di essere obiettivi e razionali. Su questo bisogna partire da un punto. Quindi il discorso di Paolo messo su un punto di partenza dove noi dobbiamo iniziare a lavorare su questo progetto. Io faccio, oltre all'evento, faccio anche, mi occupo di direzione d'albergo. Abbiamo quasi 200 dipendenti tra tutto il gruppo di lavoro. Abbiamo grandi difficoltà di trovare personale formate, ma stiamo cercando di inserire persone educate, vicine al lavoro, persone intelligenti, e cerchiamo di inserirla all'interno del processo di lavoro per creare un'integrazione e pian piano costruirle per far sì che queste persone possano rimanere con noi. All'interno del nostro gruppo abbiamo creato un progetto
per quando finiscono la stagione di mandarli fuori a fare delle esperienze importanti, ristoranti stellati, alberghi 5 stelle lusso. Quindi l'azienda sviluppa un progetto di job placement fuori dalla propria sede per fare esperienza diretta sul lavoro su grandi destinazioni e destinazioni importantissime. Abbiamo avuto come partner il Park Yacht di Milano per 2 postazioni come F&B e 2 di cucina. Antonio Guida nel Mandarino Oriente, l'abbiamo avuto 6 persone, abbiamo mandato quest'estate, la scorsa inverno. Abbiamo in programma, abbiamo fatto 2 anni fa Cerea, abbiamo mandato 5 persone da Cerea e vi dico che oggi queste persone, quando sono tornate da questa esperienza, sono divenute punti di riferimento dell'azienda. Quindi persone che dal niente, e vi dico che durante questa esperienza è stata veramente dura per loro, chiamavano con le lacrime agli occhi, perché arrivavano al punto che non sapevano neanche come servire l'acqua. Un ragazzo mi ha detto: Giovanni, io non voglio tornare a casa perché mi dicono che io non so servire l'acqua. Cerea. Ma però, da operatore, secondo te ci vorrebbe un intervento pubblico, una scuola pubblica di alta formazione? A voi operatori servirebbe? L'intervento pubblico c'è, abbiamo già una struttura architettonica strutturata, e questo l'assessore Leo può presentare, ha fatto un progetto importantissimo in questi anni. Ora ce ne parlerà. E spero anche nei prossimi 5, sicuramente. Quello che voglio dire è che noi abbiamo una struttura importante di tanti istituti alberghieri che devono essere riqualificati, perché non c'è bisogno di fare nuove scuole, bisogna migliorare queste scuole perché abbiamo già strutture importanti. Uno step successivo all'alberghiero secondo te sarebbe? Noi abbiamo dei piccoli corsi in Italia, abbiamo la Bocconi, abbiamo la Luis, abbiamo Intrecci che sta facendo un lavoro molto importante sulla sella, che avremo anche qui come ospite a raccontare questo progetto. Poi abbiamo le scuole di Losanna, abbiamo la scuola di Glion, della Roche, che sono quelle europee, poi abbiamo la Virginie della Cornell, che comunque ha un progetto molto più ampio. E sono quelli i punti di riferimento oggi. In Italia non esiste una scuola dedita al mondo dell'ospitalità alberghiera in maniera diretta. Sono tutti progetti legati al mondo della finanza, che verticalizzano il loro progetto, i loro programmi all'interno di un progetto sul turismo, ma non sono specifici. Abbiamo Assisi, dove io ho fatto la mia laurea, economia del turismo, però sono diventate troppo accademiche. Abbiamo bisogno di laboratori, abbiamo bisogno di persone, manager, che entrano nel processo della scuola. Solo così possiamo veramente capire quanto è importante questo lavoro. Solo così possiamo far sì che queste cose avvengano, perché queste cose avvengono solo se si alimentano con persone dedite al lavoro che facciamo, che è un lavoro bellissimo. Allora, vi voglio presentare solo 2 parole Luigi Cremona, per chi non lo conoscesse. Questo è un signore che da più di 50 anni gira in lungo e largo l'Italia in modo instancabile, 7 giorni su 7. Credo che conosca ogni angolo dell'Italia, ogni piccola trattoria, ogni grande albergo, ogni realtà legata a questo mondo. Ha fatto un lavoro straordinario Cremona e gliene dobbiamo dare atto. E certamente questo suo errare lo ha portato, io credo, a delle conclusioni. Hai sentito una serie di opinioni, Luigi. Io vorrei sapere tu che idea ti sei fatto di tutto quello che abbiamo detto sino adesso. Dov'è il punto dove si deve battere di più? Allora, qui il problema è variegato ed è indubbiamente, partiamo dal punto di vista della ristorazione e ospitalità, ma poi, come abbiamo visto da questi interventi, il problema alla fine è sociale e politico, perché poi viviamo in una società e tutto si ricollega. Come diceva Paolo, sono tutti sottopagati, questi, larga parte della manovalanza del personale che nei ristoranti. Tu vai a parlare con i titolari e loro ti dicono: sì, ma noi guadagniamo poco perché andiamo tutti a pagare le tasse che ci ammazzano. Vai dallo Stato e lo Stato ti risponde: ma tutto sommato l'Italia rispetto agli altri paesi del mondo è uno dei pochi che da 15 anni
a chiudere, se non fosse per il debito pubblico, in positivo i conti del bilancio, ma poi con questo grande enorme debito pubblico andiamo in negativo e quindi siamo sempre a rincorrere il... Come un criceto che ruota nella ruota. È un riciclo continuo, quindi tutti hanno ragione, però l'Italia sta andando malino. Venendo a noi, si parla dei giovani, i giovani è il vero problema. Pensiamo a noi, diciamo pure un po' più datati e maturi, il Covid ci ha distrutto e tutti quelli che stanno in mezzo tra noi e i giovani non se la passano benissimo. Però detto questo, i giovani è un'occasione, noi dobbiamo dar loro il futuro, come dice Giovanni. Ora, nella ristorazione è sicuramente un canale importante. Io credo che sia fondamentale l'intervento pubblico, ma non solo, perché chiaramente c'è Intrecci, spero che ce ne saranno anche di più e così via. Loro rappresentano l'edge di top edge, quindi l'eccellenza, che è fondamentale perché dà l'esempio. Dico per dire, il bene che ha fatto Massimo Bottura all'Italia non è poco, perché ha portato in giro per il mondo sulla sua pelle un'immagine sana, positiva dell'Italia. Quindi sono locomotive, sono esempi che fanno veramente la differenza. Però poi dietro Massimo Bottura ci deve essere una squadra, cioè ci deve essere un team, tanta gente, migliaia di persone che funzionano. Il vero problema, uno dei tanti problemi, qui i problemi sono tantissimi e quindi uno li sfiora, ma poi te ne vengono in mente altri 10. E un grande problema non è tanto e solo trovare il servizio di sala da pipero, dico per dire, stiamo parlando di un ristorante eccellenza e così via. Qui andiamo al bar o in pizzeria e non abbiamo un servizio, non si trovano i camerieri che ti rispondano anche su funzioni estremamente basiche e semplici. Quindi va un po' riformulato. Tu vai a New York e trovi, non in questo momento col Covid, ma trovi un servizio eccellente pure nei bistrò semplici. Perché? Lì per esempio il conto al cameriere lo paga in modo diverso, quando tu vai a pagare il conto, cioè il conto del food e il conto del servizio. Il cameriere si sente motivato. C'è una mancia inclusa. Capito, conto, no? Quindi è direttamente messo dentro la catena, se tu vuoi, così lo vede, lo tocca con mano. È protagonista. Quindi, questo è uno dei problemi, una delle risposte che si potrebbero dare. Ma è chiaro che la formazione è la risposta base, cioè tutti dobbiamo investire nella formazione. Si dice, si ripete, però poi mancano pure i banchi per le scuole, o arrivano in ritardo, o altri casini che succedono in Italia perché non siamo ben organizzati. Ecco, io credo che questo, il Covid ci ha tenuto bloccati per 3 mesi, ci ha fatto anche riflettere, spero tutti noi, e io credo che questo sia un momento importante, perché negli ultimi anni non si è mai verificato. Arrivano contemporaneamente parecchi soldi, abbiamo il dovere di spenderli bene, questo lo dicono tutti, è banale, ma è così. E allora tutto torna alla politica, no? Come vedete, poi tutti gli operatori, a secondo del loro punto di vista, hanno descritto qualcosa, e noi dobbiamo andare però alla politica. Andiamo dunque da Sebastiano Leo, che è assessore all'istruzione della Regione Puglia. Ci sono state le elezioni, quindi lei adesso ha di fronte una lunga cavalcata di 5 anni, quindi non poco, ha alle sue spalle 5 anni. A questo punto veramente lei ha la possibilità forse di incidere in modo molto importante sulla realtà. Sentivo prima che si parlava di un progetto che potrebbe partire a breve, ce ne parli. Intanto grazie per quello che fate, per quello che continuate a fare, perché insomma è un settore, il vostro, molto complicato. Io parto sempre da queste considerazioni. Intanto i giovani ce ne sono pochi, c'è una denatalità incredibile che bisogna tener conto, cioè se noi non teniamo conto di questo problema, che è un problema serissimo, non si riesce ad analizzare bene il problema. Noi tra 10 anni non avremo più giovani, tra 15 anni non ci saranno più persone, ragazzi e ragazze sui quali investire. Quindi questo è il primo argomento. C'è una denatalità nelle scuole incredibile. Io la delega all'istruzione, oltre all'università, eccetera,
e ogni anno mi ritrovo con scuole che vanno sotto, che diventano sottodimensionate, perché non ci sono più alunni, non ci sono più ragazzi. Quindi questo è il primo argomento, che chiaramente occorre anche qui una politica delle famiglie importanti. Io non entro nel merito perché chiaramente sarebbe troppo complesso. E poi c'è un altro argomento, un'altra considerazione alla base. Il mondo oggi è globalizzato. La pandemia ce l'ha dimostrato. E cosa vuol dire però questo? Vuol dire che noi non predichiamo più la globalizzazione, la pratichiamo. Quindi ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze bisogna dare gli stessi strumenti, gli stessi identici, se non superiori, diciamo dei loro coetanei di tutto il mondo, perché il loro confronto non è più, utilizzo una battuta, tra Bari e Lecce. Sapete, o dovete sapere, che Lecce e Bari c'è stato sempre questo conflitto, diciamo, se vogliamo, anche un po' pittoresco, un po' così. Però oggi non è più così, oggi è cambiato tutto, siamo davvero in un mondo globalizzato, quindi i nostri ragazzi devono essere ragazzi non preparati di più, devono avere chiaramente competenze, conoscenze prima di tutto. La conoscenza è qualcosa di diverso dalla competenza. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che i nostri ragazzi devono prima studiare, e studiare le materie importanti, studiare l'italiano, studiare la matematica, studiare le lingue, studiare le scienze, studiare la geografia, studiare queste materie perché sono fondamentali. Poi su queste materie, cioè sulle conoscenze, si può far gemmare qualunque non tipo si di... può prescindere dalla cultura. No, assolutamente non si può pensare no. Faccio il cameriere Colombo. Adesso spiego anche perché sulle conoscenze si può far gemmare qualunque tipo di competenza, qualunque tipo di abilità. Se mancano le conoscenze sei sempre fuori mercato, perché basta che il mercato si sposti e tu sei fuori. E per fare questo però occorre investire molto, occorre avere una visione, occorre pagare per bene, come diceva lui, Paolo, se non sbaglio, ti chiami? Sì, Paolo, come diceva Paolo, perché è ovvio che sino a qualche anno fa, cioè se noi puntiamo alla ristorazione d'élite, se noi puntiamo al turismo d'élite, se noi, perché solo quello possiamo fare, noi non possiamo puntare ad altro, come oggi anche nel TAC, tessile, abbigliamento e calzaturiero, non possiamo puntare, tra virgolette, a riempire di scarpe il mondo, perché c'è qualche altro continente che lo fa. E lo fa, abbiamo fatto per tanti lo fa, anni, bravissimo, adesso è bravissimo, finita. Bravissimo, bravissimo, lo stavo per dire. Noi questo l'abbiamo fatto, noi eravamo tutti napoletani, non so se ve lo ricordo, io amo i napoletani, li amo. Io amo il meridione, tutto il meridione. Però non possiamo più, non è più possibile. Oggi o alziamo il livello delle competenze e delle conoscenze, altrimenti siamo fuori mercato. E allora per fare questo che cosa occorre fare? Occorre investire molto, occorre pagare, indennizzare molto anche i camerieri e i cuochi. Perché è ovvio, perché un ragazzo va a Londra a fare il cameriere? Perché evidentemente ha anche uno stipendio che gli permette di vivere. E questo è l'altro problema. Quindi questo è, diciamo, un mondo complesso, importante, eccetera. Problema istruzione, problema formazione. Io penso che occorre una buona offerta formativa dove tutti vanno tirati dentro, dove soprattutto le scuole primarie, medie e medie superiori vanno, come dire, rafforzate, vanno incentivate, vanno finanziate, perché non scordatevi mai che qualche anno fa la politica che cosa fece? La politica addirittura smantellò i laboratori. Se voi andate negli alberghieri non ci sono ore di laboratorio, ce ne sono pochissime. E allora per fare questo occorrono risorse, occorrono docenti, occorrono ore in più, occorre tutto questo, che come dire, non è semplice. Poi occorre la voglio interrompere, e non potrebbe essere questo un capitolo da inserire nelle richieste del governo che deve andare a Bruxelles? Noi abbiamo, a proposito delle risorse, adesso non ricordo il nome, le risorse Luigi Cremona. Luigi ha detto che le risorse ci sono, vanno spese bene. Io condivido, risorse ce ne sono tante, vanno indirizzate, monitorate, perché anche questo è importante. La rendicontazione è fondamentale. Non la rendicontazione contabile, la rendicontazione, io intendo se hanno prodotto qualcosa,
perché molto spesso noi, la questione meridionale, la cassa per il mezzogiorno, ve la ricordate benissimo, noi abbiamo avuto tante risorse, però diciamo, a parte alcune zone, la Puglia devo dire è stata una di queste, il Salento anche, dove abbiamo veramente, come dire, fatto un passo bene. Più, speso bene, però ecco, è importante spendere altre bene. Regioni meno. Altre regioni meno, ma adesso bisogna recuperare indubbiamente. Detto questo, riprendo un attimino il discorso e chiudo, della formazione, dell'offerta formativa. Allora, premetto che, non perché qui accanto a me, l'università è in dubbio che è la formazione di eccellenza, su questo non ci sono dubbi, no? Sono ancora un po' contingentate le università, perché il Magnifico non può fare quello che vorrebbe, è sempre come un po' le scuole pubbliche, no? Sono sempre molto, come dire, contingentate rispetto ai programmi, rispetto ai progetti, cioè è complicato fare quello che realmente chiede il territorio, perché, come dire, hanno dei limiti che derivano appunto dallo Stato, derivano dal Ministero, derivano da alcune questioni che sappiamo bene. E quindi bisogna lasciare un po' più di libertà alle scuole, alla formazione di eccellenza, quindi all'università. Poi esistono altre scuole di eccellenza, altra formazione, che è quella regionale, la formazione professionale, che ha risorse a non finire. Poi esiste anche l'ITS, gli istituti tecnici superiori, anche queste sono delle fondazioni che chiaramente contribuiscono molto a elevare il livello delle competenze, però sono ancora troppo pochi e ci sono troppo pochi studenti che si diplomano, perché chiaramente sono due corsi, tre corsi massimo ogni due anni, quindi saranno 60 ragazzi che a fine del percorso, dopo due anni, tre anni, acquisiscono questi diplomi e quindi queste competenze. Quindi io ho avuto la fortuna, tra virgolette, e l'onore di avere l'istruzione, l'università, la formazione e il lavoro, queste deleghe che il Presidente Emiliano mi ha dato, che sono secondo me le più importanti in assoluto, perché dovremmo probabilmente dare ancora più forza, ancora più importanza a queste deleghe. Mandela disse molti anni fa che l'istruzione è l'arma più potente in assoluto per la sua Africa, per rivoluzionare il territorio, ed è così, ed è ancora così. Allora, occorrono però tanti sacrifici da parte dei ragazzi, perché bisogna studiare molto, occorre pensare che non occorre subito guadagnare, perché occorre fare la gavetta, occorre girare il mondo, perché occorre girare il mondo. Quando qualcuno dice che bisogna rimanere nel proprio posto dove uno è nato, è uno stupido, vuol dire non conosce la realtà del mondo. Bisogna ritornare a lavorare nel sud, nel proprio posto dove si è nati, ma i primi anni, almeno i primi 5-10 anni, bisogna impegnarli per conoscere altri posti, altri luoghi, altre tecnologie. E a proposito della tecnologia, anche l'ICT è fondamentale, i distretti tecnologici dell'informatica, per esempio, un altro argomento che io vorrei affrontare in Puglia, perché diciamo, questo è un altro settore fondamentale. E poi chiudo dicendo che non si può affrontare tutto, anche le università, anche le scuole, anche la formazione, anche il politico deve decidere su che cosa puntare, perché non si può puntare su tutto. Puntare su tutto vuol dire puntare su niente, perché è ovvio che per competere oggi occorre forza, occorrono risorse, occorre tecnologia, occorre tante cose, occorre fare tante cose, e purtroppo il tempo e le risorse poi sono anche tra virgolette limitate, no? E quindi anche il sistema dei trasporti è un altro argomento. Ne parlavo prima poc'anzi con il Magnifico, il problema dei trasporti è fondamentale. Io, diciamo, qualche anno fa giravo un po' di più, oggi un po' meno in Europa, ma ci sono tantissimi aeroporti piccoli che aprono per 3 mesi l'anno e fanno solo voli charter. Anche questo è fondamentale, può aiutare molto il turismo. Dobbiamo capire però che tipo di turismo. Chiudo con un argomento. Ad un certo punto vado nel nord barese in un ente di formazione dove si stava chiudendo un corso per ristorazione, un obbligo formativo. I ragazzi tutti con il berretto, adesso non so come si chiama esattamente, quello che mettono i cuochi, il tocco, benissimo. Allora, ad un certo punto mi presentano i piatti che erano buonissimi, favolosi, li ho assaggiati. Soprattutto era uno in particolare, mi colpì perché era fave cicorie. Allora io dissi, buono, come l'hai fatto? Lui mi spiegò subito, dissi, beh, allora, che mi racconti? Lui non riuscì a dirmi null'altro. Allora, io penso che il cuoco debba anche
raccontare, deve anche avere una narrazione, deve anche comprendere e sapere com'è nato quel pasto, da dove è nato, cioè raccontare il proprio territorio. Cioè, se noi riusciamo ad unire tutto questo, probabilmente avremo anche risultati importanti, dando ovviamente le giuste, le opportune competenze e anche, come posso dire, i ragazzi che studiano, i ragazzi che sono bravi, la meritocrazia va premiata. Allora, grazie Assessore. Un applauso di rigore. Allora, io abbiamo ancora una ventina di minuti, vorrei fare un brevissimo giro ancora di opinioni. Certamente voglio solo fare una piccola osservazione e vedo ancora Pippo, appunto, che anche lui si occupa di formazione di sala. Certamente in questa Italia così straordinaria, per la sua bellezza chiaramente, per il suo patrimonio artistico e culturale, sarebbe bello avere un cameriere che al centro di Firenze o al centro di Lecce, mentre serve fave e cicoria a una fiorentina, dicesse: quando esce da qua, qua dietro c'è la cupola del Brunelleschi oppure c'è la straordinaria cattedrale di Lecce, no? Dare anche qualche indicazione sul territorio dove in quel momento si sta operando. Questo sarebbe molto bello e penso che non sarebbe neanche così difficile. Vorrei però fare questo giro brevissimo su un argomento che secondo me a volte è un po' forse scivoloso in Italia e molto sottovalutato, e vorrei iniziare con Paolo Marchi. Abbiamo sentito parlare di denatalità, quindi c'è un tema, l'assessore ha i numeri, ha il polso della situazione, ci dice che le scuole sono vuote, che comunque si stanno svuotando. Abbiamo questo tema dei migranti noi, Paolo, abbiamo questo tema dei migranti, ora lo possiamo girare, buttare in politica, diciamo così, o in propaganda, ognuno la pensa come vuole. Ma io vedo tantissimi di questi ragazzi che girano un po' per strada, alcuni li vedo che però già lavorano, sono belli, prestanti, hanno degli sguardi intelligenti, io non so da dove vengono, però vedo ragazzi molto giovani, vedo sangue, vedo energia, vedo in tanti di loro, non in tutti, ma in tanti di loro anche voglia di fare. Sei il fondatore di un grande congresso, chiaramente. A che punto siamo su questo fronte? Cioè, il mondo della ristorazione, dell'hotellerie, dell'ospitalità, come si pone rispetto a questa nuova generazione che potrebbe anche arrivare da fuori, visto che sembra dalle parole dell'assessore che forse non ce la facciamo noi fino in fondo? Beh, quello è un dato di fatto, cioè nascono meno bambini, cioè non è che ci... Tra l'altro sono degli studi che dicono che fra una cinquantina d'anni saremo un paio di miliardi di abitanti sulla Terra, per cui 4-5 spariremo, per cui questa, la pandemia che è in corso adesso sarebbe solo... Vabbè, tocchiamoci. Una lite. Sì, però... Cioè, insomma, Paolo... però comunque è così. No, certo, cioè, tu vedi, certo. Le popolazioni occidentali evolute tecnicamente fanno meno figli, perché quando cominciano a inventare gli anticoncezionali, eccetera, 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 è chiaro che lo fai non per avere più figli, ma è l'esatto contrario, perché costa tutto un botto pauroso. Cioè, ma è banale dirlo così, insomma. No, la cosa è, purtroppo noi, poi entri sulla politica, no? A me fa un po' ridere che noi italiani chiudiamo le frontiere, eccetera, eccetera. Ieri ero a cena a Borgo Ignazia, e una signora, cioè così, a proposito di Bari e di Lecce, no? Così, una ragazza prima del servizio mi ha detto: perché io sono pugliese, quindi sei nata da Brindisi in su? Sì, perché quando sono a Lecce io ho una casa a Presicce. Loro sono salentini, cioè se voi qua, voi siete salentini, no? Per cui è sotto casa a Milano ho un bar di salentini. E quando entra qualcuno e dice alla ragazza del bar, molto simpatica: ah, ma sei pugliese? No, io sono salentina, sia chiaro. Cioè, abbiamo questi campanili pazzeschi, per cui ieri sera mi spiegavano, ma adesso la dico male, che loro erano messapi o voi siete messapi e loro invece sono di un'altra razza, che in Puglia ci sono 5 razze primordiali, eccetera, eccetera. Però se tu vai in giro, io, mio padre era trentino, e il Trentino era il Sudtirolo di pelle bianca nella visione austriaca del Tirolo, eccetera, eccetera, no? Per cui noi siamo, come italiani, ma penso che valga per tutte le nazioni, figli di migranti. Cioè la Spagna ha avuto gli arabi,
la Spagna ha avuto 4 secoli, Napoli ha avuto 4 secoli di Spagna, così. Sembra adesso, per motivi politici di bassa visione, di basso passo, che noi italiani siamo una razza, una lingua, una radice, così. Invece non è vero per nulla. Tra l'altro hanno fatto la studio del DNA, per cui discendiamo da pochissimi ceppi all'inizio, per cui saremmo tutti cugini, no? Il problema è che poi abbiamo dei problemi di interesse, per cui se non c'è benessere è facile vedere nell'uomo di colore, degli ultimi arrivati, il pericolo per noi. A Milano li abbiamo visti nei cinesi, per dire, i primi. Solo che adesso i cinesi hanno preso un terzo di Milano, sono pazzeschi a livello industriale e commerciale, per cui non sono più quelli che mangiano i cani, sono diventati imprenditori, per cui loro vanno bene. E cioè sono situazioni incredibili che noi dovremmo portarci, cioè dovrebbero farci aprire gli occhi. Io una volta ero andato in un caseificio di Grana Padana a Brescia, e vuol dire circa 25 anni fa, e quando sono entrato le persone che giravano quei palle con delle macchine, le forme, erano tutte di colore. Sulle autostrade, quando mettono giù l'asfalto, sono tutte persone di colore, e così via. Per cui non è neanche giusto che noi apriamo per mestieri terribili che noi diciamo bianchi non vogliamo più fare e poi non riconosciamo loro i diritti di essere qua. Ma i diritti vuol dire anche le scuole, insomma tutta questa situazione è così. Perché ne abbiamo bisogno, ma perché è stato così nella storia dell'Italia e di tutti. Il problema è che se ci sono meno soldi, ci sono più tasse che soldi, più opportunità e via di questo passo, poi metti in conflitto le persone fra di loro e in maniera poi che non ci porta a nulla. Però poi questo vale Parigi con la banlieue, vale per l'Inghilterra, cioè non è solo dove gli italiani a seconda dei momenti sono visti bene o visti male, no? Adesso sono visti male in Inghilterra e così. Per cui sono discorsi epocali, pazzeschi, per cui non li risolvi aprendo gli istituti alberghieri, le persone di colore o quelli appena arrivati. Però in America, lasciamo stare un minuto Trump, chi arrivava dal sistema scolastico americano in 2 generazioni ti faceva diventare americano. Invece adesso gli sfugge il fatto che lo spagnolo, adesso non mi ricordo in quanti anni, supererà come lingua parlata l'inglese. E per gli americani di ceppo anglosassone inglese è uno sconvolgimento terrificante pensare che ci sono milioni e milioni di statunitensi che non sentono più l'inglese come prima lingua. Così, forse probabilmente bisognerebbe fare dei piccoli passi. Per cui Luigi, tu come la vedi questa questione? Possiamo immaginare anche che questa opportunità venga utilizzata forse meglio, soprattutto per quanto riguarda i giovani? Sì, assolutamente sì. Sono pochi. Assolutamente sì, e soprattutto se l'integrazione comincia a livello delle scuole, delle banche di scuola, io penso che sarà poi in prospettiva molto facilitata, perché è chiaro che un fondo di razzismo, ahimè, non lo neghiamo, c'è in tantissime persone, questo è ineludibile. E quindi assolutamente bisogna, razionalmente non si può non pensare a utilizzare una mano d'opera che è fondamentale per farla andare avanti, ma bisogna dare a loro l'istruzione, perché dando istruzione è uno dei modi proprio per integrarla pure meglio. Aggiungo anche un'altra parola, che tu hai sollevato un problema, che è i migranti. C'è un altro, secondo me, soprattutto nel settore della ristorazione, che è importante e credo che ci danneggi se uno pensa a, come hai detto tu, quanto il bello e il buono d'Italia andrebbe più integrato. Allora, la ristorazione è ancora un settore prevalentemente maschile, direi al 90%, e questo dà un freno, secondo me, al suo sviluppo eclatante. Noi stiamo rinunciando a un settore che l'integrazione del bello e del buono darebbe un impulso notevolissimo, praticamente a metà del genere umano, di qualsiasi colore sia, ma anche il bianco chiaramente. Quindi noi qui per esempio siamo sei uomini. Questo non va bene, questo è colpa di chi ha organizzato. Ma non è colpa, però, è la fotografia di quello che è la realtà. Cioè è una realtà che è profondamente maschile e che io credo che questo settore abbia bisogno di essere innervata. Assolutamente, da donne. Non si può rinunciare all'apporto di metà del genere umano.
E quindi è fondamentale che dobbiamo integrare, dobbiamo permettere al lato femminile di vivere questo, di essere al pari degli uomini. Quindi poi non è più faticoso. Un tempo le cucine erano faticose, se uno pensa alle cucine di 50 anni fa o del secolo scorso, a parte erano faticose, ma oggi come oggi la cucina, la fatica non esiste più. E quindi è solo veramente una questione di organizzazione. E questo io credo che sia un grosso freno al possibile sviluppo del settore in Italia, e non solo, perché poi il fenomeno non è solo italiano. Giovanni, tu hai una squadra, no? E so che nella tua squadra ci sono anche persone, diciamo, che vengono da altri paesi, no? Che vengono da paesi più lontani. E so che si tratta di persone di una straordinaria efficienza, perché questo mi dicevi tu una volta, è la tua esperienza. Peraltro so che a Lecce c'è anche una comunità importante, non so da che paese arrivi, insomma, che ha creato, come dire, un sistema lavorativo dove questi straordinari ragazzi si stanno inserendo lentamente in tutta la città. Che ci puoi dire da questo punto di vista? Sicuramente in Europa, quando arrivano dipendenti o comunque persone molto preparate dall'Europa, non superano i 25 e 22 anni, quindi già hanno un'esperienza incredibile e possono già prendere parte e gestire dei reparti molto importanti all'interno del processo aziendale. E sicuramente è cambiato tantissimo negli ultimi 10 anni l'età media di una persona che può prendere responsabilità di un reparto. E vediamo la cucina, che avevamo chef dei partiti che erano 30 anni, 32, 33, 35, 10 anni fa, 15 anni fa, italiani. Arrivava lo chef dei partiti tedesco e aveva 27, 20, 22, 23. E adesso abbiamo dei giovani fortissimi in Italia, grazie anche a questo valore che si è dato alla figura professionale, perché erano comunque in un contenitore buio, silenzioso, erano le macchine, ma non venivano fuori. E grazie anche un po' a quello che è successo, non so adesso se posso citare le masterclass che abbiamo visto in televisione, i famosi, no, questi personaggi che hanno costruito, però non sono quelli, forse in alcune cose sono degli eccessi, o comunque sono delle, però ha costruito una moda che per coloro che sanno approfittare di questo hanno vinto, hanno dato forza alla propria persona e forse sono anche usciti da questo contenitore, perché prima erano anche bravi ma non riuscivano a dare forza al processo del progetto. E il progetto nostro, quello di Premio Emergente, quello di Food Exp, quello degli Young and the Future, è quello proprio di mettere in risalto le competenze dei giovani ragazzi e riuscire a sfruttarla al meglio, perché comunque abbiamo bisogno di nuove risorse, nuove energie all'interno di un processo che è un progetto empatico nei confronti di un cliente, sorriso, la disponibilità, e che fa fatica uno che ha già un'età abbastanza elevata. Sicuramente possiamo prendere spunto, possiamo prendere la sua esperienza, ma abbiamo bisogno di giovani in cucina, in sala, dappertutto, perché è veramente importante questo tipo di progetto. Rettore, allora abbiamo parlato di questa leva di giovani anche che arrivano fuori dai nostri confini, cosa può fare l'università per loro? È un compito gravoso questo, no? Allora, guardi, io mi sono segnato una serie di cose che rapidamente devo dirle, perché altrimenti... Certo, siamo qua per ascoltarla. Partiamo da quest'ultimo, la questione della potenzialità inespressa, ecco, a partire dalle donne. Sono assolutamente d'accordo che questo sia un elemento su cui dobbiamo molto lavorare in questo paese, a partire dalle università, dove, diciamo, il genere femminile non è molto ben rappresentato, al di là invece delle potenzialità incredibili che hanno le donne anche in termini di creatività e di intelligenza in questo paese, per cui dobbiamo lavorare su questo piano, anche nel settore enogastronomico. La questione dei migranti noi l'abbiamo risolta, perché io adesso me li vado a prendere direttamente in Africa. L'università ha cambiato strategia, visto che noi come territorio non siamo molto attrattivi per ragioni che esulano
dalle competenze che riusciamo a formare come università, il progetto che sta partendo è che noi queste menti, queste intelligenze le andiamo a prendere direttamente in quei paesi, perché vogliamo essere un elemento di propulsione per quei paesi e per il nostro territorio. Per cui azzeriamo i vincoli, andiamo questa lì. Questa è una notizia, eh? Sì, assolutamente, questo è il progetto. In realtà il progetto iniziava prima del Covid, un po' bloccato per il Covid, ma adesso riprenderemo. Questa è la prima cosa molto importante. Io però voglio dire anche un'altra cosa, e riprendendo quello che diceva il nostro assessore Leo, in questo paese noi abbiamo un difetto, non riusciamo a raccontare la nostra bellezza, e i nostri ristoratori, ovunque si collochino, hanno una grandissima capacità, ma una scarsa competenza nell'essere quello che ciò invece sono, ambasciatori del territorio, ambasciatori della nostra eccellenza agroalimentare, e invece in questo difettano. Ma in questo territorio, primi in Europa, abbiamo creato la prima scuola di placetelling che insegna a raccontare il territorio, e con l'assessore al turismo e alla cultura abbiamo già finanziato un progetto, purtroppo bloccato per il Covid, e a luglio riprenderà la scuola, la Summer School in placetelling, che rivolgeremo a chi opera nel mondo turistico. Per cui la scuola di placetelling si aggiunge al corso in manager del turismo che l'università ha già attivato. Un altro aspetto fondamentale è che noi dobbiamo fare uno sforzo collettivo tutti nell'educare a un'alimentazione sostenibile. Vuol dire che noi abbiamo nei nostri operatori del settore persone che possono contribuire a lavorare insieme alle scuole, insieme all'università, per cambiare la cultura dell'alimentazione. Perché noi abbiamo bisogno, per promuovere un'alimentazione di qualità, che sia volano di sviluppo per tutte le filiere alimentari e agroalimentari di questo paese. Perché se noi abbiamo prodotti di qualità, dobbiamo avere anche ristoranti in grado di proporre questi prodotti di qualità, ma dobbiamo investire anche molto sulle scuole, sulla formazione, affinché i giovani comprendano l'importanza di un'alimentazione di questo tipo. Perché dobbiamo amare, se amiamo la bellezza dei nostri monumenti, dobbiamo capire che la grande ricchezza del paese è nel patrimonio culturale immateriale, e non c'è un turista che venga in questo territorio che non se ne vada con una convinzione che possiamo avere anche luoghi bellissimi come questo, ma il luogo in cui si incontra la cultura locale, perdonate, è molto spesso il ristorante. Cioè non c'è niente da fare, noi siamo famosi nel mondo perché amiamo l'alimentazione. Noi non mangiamo per sfamarci, l'Italia ha esportato una cultura che trova nella ristorazione un momento di convivialità. Allora il ristoratore deve essere parte di questo processo, deve capire che l'accoglienza non è un'arte che si impara alla nascita, è un'arte che si apprende nel tempo, perché sapere accogliere è la chiave di volta di tutto il turismo nel nostro paese. Allora su questo dobbiamo lavorare, e su questo ci vuole una formazione di alto profilo che incomincia nella scuola e finisce nell'università. Ma quando dico l'università, finisce l'università, io ho bisogno, e torno al discorso di partenza, perché se io i tirocini non li posso far fare in imprese di qualità che li mettono a fare progetti significativi, quei tirocini dei miei universitari non valgono a nulla. Allora io ho bisogno di un progetto corale in cui le imprese capiscano che l'università è funzionale al loro sviluppo. Questo è quello che l'Università del Salento e l'Università d'Italia vuole essere. Non più un organismo, un'istituzione autoreferenziale, ma un'istituzione a supporto del paese. E il ministro Manfredi l'ha spiegato in ogni modo. Se noi non capiamo che è dall'università che può partire un processo di sviluppo, abbiamo perso il treno. Dico l'ultima cosa, c'è molta ricerca nell'alimentazione, oggi più che mai. Tra un decennio la maggior parte dei farmaci scomparirà, e compariranno alimenti che consentano di risolvere, di prevenire le malattie, la maggior parte delle malattie conosciute. Questo vuol dire che cambia completamente lo sforzo, insieme dobbiamo lavorare a questo progetto. Noi per esempio abbiamo sintetizzato questa essenza di meduse che oggi nell'alimentazione può essere, diciamo, sconvolgente. L'Università del Salento è riuscita a creare questo prodotto, che è un prodotto a tutti gli effetti enogastronomico. Paolo, questo è identità golosa, e che può essere utilizzato, e abbiamo poco, già accordi con i ristoratori per promuoverlo. Quindi mi fermo qui, ma ci sarebbero moltissime altre cose da dire. Ragazzi, dobbiamo metterci entusiasmo se vogliamo. Io sono stanco di sentire il recovery fund,
quello che posso dirvi, che non è un problema di risorse finanziarie, in questo problema è un problema di risorse umane, dobbiamo essere tutti quanti uniti perché questa è la grande occasione per il Paese. Io voglio uno sforzo di tutti noi, mi fermo qui. Grazie, grazie al Rettore, che bellissima la passione che ci mette. Io vorrei che le conclusioni a questo punto le tirasse l'assessore, perché chiaramente abbiamo sentito una grande forza. Cioè, magnifico, Rettore, ha concluso, diciamo, perché ha detto esattamente... Il politico fa sempre la sintesi finale. Assolutamente, però, no? Però insomma l'appello che ha lanciato il Magnifico è assolutamente straordinario. Io sono convinto anche io che... Ad un certo punto noi abbiamo parlato di campanili, i campanili ci hanno dato un'identità bellissima, no? Perché indubbiamente qui nel Salento sono 100 comuni, più tra frazione e comune arriviamo a 120, 115, diciamo, comunità, è straordinario, la comunità, il campanile ha dato sicuramente ricchezza, però occorre la cooperazione, occorre fare sistema, queste cose lo si dicono sempre, però io vorrei continuare a dirle, continuare a far comprendere a tutti che non ci sono più barriere, le barriere culturali, le barriere ideologiche, le barriere anche territoriali, non esistono più. E allora se non esistono più queste barriere, perché non ci sono, bisogna unirsi, ma soprattutto occorre essere forse più bravi rispetto a qualche anno fa. Occorre avere una visione, non occorre fare un progetto fine a sé stante o un progetto per supportare un'iniziativa. Perché va bene anche quello, però non produrrà nulla, rimarrà tutto all'interno di questo chiostro. Allora se si riesce invece ad esportare quello che si vuole comunicare con questa iniziativa, allora andrà tutto molto bene. Se invece continuiamo ad essere campanili e continuiamo a ballare da soli, non andremo probabilmente lontani, perché la globalizzazione non darà più la possibilità ai territori di recuperare. Noi abbiamo avuto la questione meridionale per tanti anni, c'è ancora, però probabilmente se noi non facciamo uno sforzo adesso importante, è chiaro che il mondo è velocissimo, il mondo è veloce, smart, chiamiamolo come vogliamo, rischiamo di rimanere marginali. Non so per se sempre. È un bene o un male questo, se il mondo è smart, se il mondo è veloce, anche su questo bisognerebbe aprire un'altra discussione forte e importante, però è così. Oggi le università sanno già, ce lo indicano, ce lo dicono quali saranno i mestieri del futuro, perché fanno ricerca, perché studiano. Allora bisogna anche essere molto bravi a comunicarlo, non solo, ma anche a comprendere, a capire quello che noi, quali sono le scelte che dobbiamo fare. Per esempio, un altro argomento eccezionale nelle scuole è quello dell'orientamento. I ragazzi devono essere orientati, devono capire quale indirizzo scegliere. Cioè non si può scegliere la facoltà di medicina perché va di moda, per esempio, no? Non è possibile, non si può, perché oltre, diciamo, a scegliere, diciamo, uno deve essere anche bravo a scegliere un corso di laurea o un corso di studi, non solo dove magari ti dà l'occupazione o dove c'è più lavoro, ma anche quella che tu riesci a fare con più facilità, con una certa empatia, altrimenti il lavoro diventa davvero molto pesante. Quindi io chiudo dicendo che occorre fare sicuramente grande sinergia, grande sistema, e occorre collaborare. Occorre una collaborazione importante più di sempre. Grazie a tutti. Allora, grazie. Io voglio ringraziare Giovanni che ci ha dato grazie l'opportunità di parlare di temi così importanti. Giovanni, penso che abbiamo fatto un io buon lavoro. Io sono onoratissimo di questo palco. Molto interessante. Per me è veramente una cosa importante, ma penso che sia stato veramente importante anche per loro. Beh, sono temi complessi, però penso che il parterre era di alto livello, quindi abbiamo tirato fuori delle belle suggestioni, delle grandi emozioni. Non augurare, ma veramente spero in un grandissimo lavoro nell'assessorato regionale pugliese, che dà un supporto incredibile all'università e a tutte le scuole presenti all'interno di questo progetto. È anche un progetto è veramente interessante, che segue dal bambino ad oggi, che matura, costruisce un'educazione e che deve essere seguito fino ad oggi. Grazie a tutti. Un attimo che facciamo un piccolo presente ai nostri ospiti, volevo omaggiarli di un nostro ricordo.
Allora, questo speriamo, questo è un invito per il prossimo anno, quindi sicuramente lo porterete con voi, è un ricordo di FoodExp e per noi è un gran piacere avervi qui per oggi e anche per il prossimo futuro. Ringraziamo tutti quanti e grazie ancora.